Cristo è colui che ci dona lo Spirito e ci porta al Padre, alla cui destra siede, perché è via, verità e vita. Per ogni uomo ha un amore inimmaginabile. Bisogna sempre cercare di ricordare che se anche avesse creato un solo uomo, egli si sarebbe incarnato per salvarlo. Per lui noi non siamo dei semplici numeri, ma chiama ciascuno di noi per nome, perché è l'amore incarnato. Ha sofferto tremendamente, è morto e risorto per ognuno di noi. Il suo è davvero un amore folle, da innamorato. Chi affronterebbe simili pene per un suo simile? Eppure, egli si è caricato delle nostre colpe ed è sempre pronto a perdonare tutte le nostre fragilità se noi confidiamo in lui. Non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, affinché si convertano. In lui, figlio prediletto del Padre e datore dello Spirito Santo, tutto ha senso. Senza di lui l'universo è buio, freddo e vuoto. Gesù aveva detto: chi vede me vede il Padre. In lui noi vediamo l'amore del Padre creatore concretizzato, se crediamo. Egli ci sostiene, ci sorregge, ci guida, ci nutre con il suo pane eucaristico, non ci abbandona mai. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.